sono un po' preoccupata, a dire la verità. Sta tranquilla. Sì, però la terapia che mi ha dato non è adeguata a una gravidanza. Ma no, vedrai, cioè, risolviamo tutto, vedrai. Sì, risolviamo, però insomma, io preoccupata sono lo stesso. Dai, bussa. Buongiorno. Buongiorno. Sono una ragazza trentina di 32 anni e diabetica appunto da quando ne avevo 11. Questa primavera, marzo, ho scoperto di essere incinta. È grandissimo shock all'inizio, però niente, loro mi sono subito stati di supporto, hanno subito lanciato questo progetto, diciamo, ed è stato una rivoluzione nella mia vita. È una cosa stupenda per come l'ho vissuta io. Da lì appunto mi hanno messo in contatto con l'FBK, che mi ha insegnato come gestire l'applicazione all'interno dello smartphone. Consiglierei molto vivamente questo sistema, perché appunto dà una sicurezza, è un aiuto molto, molto valido. Da 10 e lode, diciamo così. Sono Silvia, infermiera del Centro Diabetologico di Trento e mi occupo con le colleghe di consultare ogni mattina i dati delle persone che utilizzano l'app. Quello che vedete a video è il nostro cruscotto dove abbiamo segnalato tutte le persone che utilizzano l'app ed entrando in ogni persona riusciamo a vedere le glicemie, i pasti che loro inseriscono, gli eventuali messaggi ed allarmi che vengono inviati e abbiamo la possibilità di modificare, entrando in un'altra schermata, la terapia in tempi reali. Grazie a questa app ci sono stati dei grandi miglioramenti e abbiamo maggiori informazioni delle glicemie e della terapia dei nostri pazienti e quindi ha migliorato anche la tempistica di risposta che prima non avevamo. A scuola tutto bene oggi? Sì. Dai. Interrogazioni? Solita. Sì, solita. Dai. Vabbè, dai, adesso vediamo. Oggi c'è la visita, gli esami. Buongiorno. Prego. Bene, allora procediamo come sempre con la visita, ti faccio togliere le scarpe e ti faccio salire sulla bilancia. Problemi con l'insulina? Usi tutta, vero, la zona? Sì. Ti sposti bene, anche qua dietro? Sì. Benissimo. Io sono una studentessa di Trento. Quest'estate mi hanno diagnosticato il diabete di tipo 1 e comunque ho deciso di non rinunciare ai miei programmi estivi e ho deciso anche di prendere parte a un viaggio di istruzione, quindi ho pensato di rivolgermi al centro diabetologico e alla mia dottoressa, che sono stati ben felici di aiutarmi e di consigliarmi questa applicazione promossa dalla fondazione Kessler e che ho appunto adottato per questo viaggio di istruzione. Per comunicare con il centro utilizzavo appunto questa chat in direct che si trovava proprio molto facilmente all'interno dell'applicazione e che mi permetteva, proprio come in una normale conversazione via messaggio, di domandare e di rispondere e comunque di ricevere tutte le informazioni di cui avrei potuto avere bisogno. Grazie a questa applicazione sono riuscita a gestirlo molto meglio e a sentirmi rilassata e pronta per affrontare tutte le varie attività che facevamo. Il sistema di cui parliamo è un sistema innovativo, è un sistema personalizzabile che è nato dall'esigenza di noi diabetologi e infermiere che sono a contatto con le persone con diabete di garantire la stessa terapia a tutte le donne diabetiche in gravidanza distribuite sul territorio provinciale. L'altra esigenza è di garantire lo stesso supporto a persone in trattamento insulinico intensivo. È un sistema che permette una tutela della privacy della persona con diabete
È un sistema che interagisce in tempi definiti, in particolari periodi della vita della persona affetta da diabete. La vera innovazione è la prescrizione di un'app nella pratica clinica.